Buongiorno a tutti. Oggi è il 12 luglio. Non è mia abitudine fare video durante l'estate. Mi piace di più andare al mare, stare all'aria aperta. Sto molto bene. Sono contenta di avere deciso a marzo che ciò che doveva essere la mia convinzione doveva essere scelta da me e non dagli altri. Paradossalmente, se sono qui ora e dedico questo video all'argomento che sto per affrontare, è per gratitudine per la vita, per gratitudine a me stessa, alla mia autodisciplina, alla mia capacità di decidere chi sono, cosa ho e che cosa posso. C'è un argomento di cui poco si parla in Italia. Si tratta del film Sonido de Libertad o Sound of Freedom, che è stato proiettato nelle sale statunitensi il 4 luglio. La storia di questo film è molto particolare. Innanzitutto si tratta di un film che era già terminato 8 anni fa, prodotto da un messicano, Eduardo Verástegui, con direttore artistico Monteverde, mi sembra che si chiama. Viene dal Messico questo film. Ma è stato ulteriormente, diciamo, prodotto con aiuti finanziari anche da Mel Gibson. È una pellicola dove gli attori protagonisti sono anche nomi di spicco di Hollywood, come Cavi Essel, quello che ha fatto La Passione di Cristo. È una storia vera. È la storia vera di Tim Ballard, mi sembra che si chiama, un ex agente della CIA, mi sembra, sì, il quale si è licenziato per fondare un'associazione che si occupa esclusivamente di liberare bambini dai pedofili. L'argomento pedofilia sembra diventato tabù e c'è un motivo per cui è diventato tabù. Le elite di questo mondo, come molti dei più attenti miei iscritti avranno notato, oltre a cercare di convincere tutti quanti noi che dobbiamo passare ad essere più macchine che esseri umani, stanno cercando anche di veicolare la legittimità dei rapporti sessuali con i, non con i minorenni, con qualcosa di peggio, con i bambini. Secondo me, tutte queste narrazioni apparentemente progressiste, liberatorie, in realtà sono perversione. Questo film, che in questo momento stanno procedendo a fare i doppiaggi, perché per ora è stato visibile soltanto negli Stati Uniti, poi passerà al Sud America e infine dovrebbe arrivare anche in Europa. In realtà, sui social, su YouTube e anche sugli altri, in tutto il mondo ne stanno già parlando. Ci sono già innumerevoli singoli che stanno esprimendo il loro punto di vista e la loro reazione alle prime immagini di questo film. In Italia non si trova quasi nulla. Tutto quello che ho trovato fino adesso è l'intervento di un intellettuale cattolico che giustamente chiama vittoria questo fenomeno che è Suono di Libertà. Ho deciso di farlo io un video, anche se fa caldo, anche se è estate e magari una giornata in meno al mare mi faccio. Ma possibile che sia successo soltanto a me? La domanda è: volete dirmi che non avete mai avuto esperienze con pedofili?
Io credo che questo argomento è un argomento tabù, è un argomento che spesso la gente non vuole nemmeno parlarne. E invece, siccome sono arrivata alla veneranda età di 59 anni in splendida forma, che il Qigong e i pesi hanno la meglio insieme al nuoto, sento entusiasmo a poter raccontare la mia storia e prendere una posizione chiara e netta per la difesa di questo film e del processo con il quale si è arrivati a renderlo pubblico. Quando avevo 4 anni, mio padre e mia madre erano in giro per lavoro e doveva accudirmi mio fratello più grande, che aveva una decina di anni, ma essendo un bimbo si è distratto con gli amichetti. E un tizio mi si è avvicinato, io avevo 4 anni, e circuendomi con una bambola mi ha portato in una villa, in un parco lì vicino. Si è denudato, masturbato davanti a me e ha denudato me. Non ricordo altro. Questa si chiama molestia, questo si chiama incontrare dei pedofili, d'accordo? Sono fortunata, non credo abbia fatto altro. Sono fortunata ad aver avuto l'opportunità nella mia vita di poter affrontare questo evento, elaborarlo, accettarlo e proseguire nella mia esistenza. Non sono altrettanto fortunati 2 milioni di bambini nel mondo. Questa è la cifra. Non è una cifra che ho inventato io, è tutto regolarmente registrato dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. Il fenomeno del rapimento dei bambini di ogni età, a cominciare persino dai lattanti, è un fenomeno che riguarda prevalentemente le famiglie più povere, no? Quelle famiglie dove i genitori sono distratti a cercare di sbarcare il lunario, di arrivare alla fine del mese, di avere qualcosa da mettere nel piatto, quelle sono le famiglie che più facilmente si vedono sottratti i loro bambini, perché non c'è abbastanza vigilanza su dove sono i figli. Come avviene il circuito? Il circuito avviene attraverso persone apparentemente irreprensibili, distinte signorine, distinti signori, che promettono a questi genitori di dare ai loro figli un'istruzione piuttosto che introdurli nell'ambiente della moda o dello spettacolo, promettendo loro quindi una vita migliore. In realtà vengono rapiti e mandati a gente che li ha comprati, d'accordo? Il giro d'affari di questi 2 milioni di bambini ogni anno che vengono in qualche modo trafugati, rapiti, più o meno con l'inganno, equivale a 34 miliardi di dollari, ripeto, 34 miliardi di dollari. Allora, signori, non è che questa faccenda dei bambini e i vantaggi economici derivanti dal traffico di minori non sia collegato a tutto il resto. Non è che perché c'è la guerra in Ucraina, allora questo argomento non c'entra nulla. No, c'entra e come? Perché dovete sapere che la maggior parte di questi 2 milioni di bambini in prevalenza sono bambini che non sono registrati regolarmente, che vengono da orfanotrofi, che non hanno più genitori. Riflettete un attimo. Stanno mandando al macello tutto il popolo ucraino. Immaginate quanti orfani avranno a disposizione da poter trafugare in un paese in guerra dove non c'è nessuna forma di controllo. Io credo che questo argomento vada affrontato. E vada affrontato non solo se si è cattolici. La morale e l'etica non sono qualcosa che riguarda soltanto chi ha una fede religiosa. Anche l'ateo ha una propria morale, si spera. Io sono sbattezzata, non sono una cattolica conservatrice, ma
vengo messa nel mucchio di quelli che stanno sostenendo Sound of Freedom e vengo etichettata insieme a tutti gli altri come una cattolica bigotta conservatrice che non è pronta alle novità. Se il loro progresso è utilizzare i bambini per scopi sessuali, per rituali satanici, e come ha denunciato Cavizel, per poter estrarre dai corpi martoriati di questi bambini l'adenocromo, per poter avere una vita più longeva o per avere più bellezza. No, questo non è progresso, tutt'altro. Sonido di libertà, Sound of Freedom, in una settimana di proiezione ha raggiunto 41 milioni di dollari incassati. Mi si dirà, ma allora hanno fatto i soldi? Può darsi che hanno fatto i soldi. Il bello è che hanno fatto i soldi milioni di persone che in crowdfunding, cioè in colletta, hanno messo i soldi perché potesse essere prodotto. Dovete sapere che questo film, quando fu terminato 8 anni fa, era di proprietà della Fox, ma poi la Fox venne acquistata dalla Disney e la Disney decise che questo film non doveva arrivare nelle sale. Perché? Perché? Lascio a voi la ricerca della risposta a questa domanda. È stato boicottato da tutti. Amazon, Netflix, Walt Disney, nessuno ha voluto mandare nelle sale questo film. Se è arrivato nelle sale è stato grazie alla partecipazione di milioni di persone, soprattutto negli Stati Uniti, che si sono autotassati per finanziarlo. Bene, ha fatto il botto. Ha fatto il botto, è il primo film in classifica negli Stati Uniti, superando di gran lunga i titoli come Indiana Jones e altri. E ora sarebbe interessante vedere per quale ragione non dovrebbe arrivare a prendere degli Oscar questo film, visto che è il primo in classifica. Ora io preparo questo video perché voglio metterlo nei canali ai quali sono iscritta. Amici o nemici, sto chiedendo alla popolazione italiana di fare pressioni perché questo film arrivi in Italia, arrivi nelle sale italiane. Parliamo di questo problema della pedofilia. Non nascondiamo di nuovo la polvere sotto il tappeto. In descrizione a questo video metterò dei contatti di altri canali, tutti in lingua spagnola. Sono veramente entusiasta, felice di aver iniziato 10 anni fa a studiare lo spagnolo. La mia intuizione mi diceva che dovevo farlo. Non avevo la più pallida idea del perché la mia intuizione volesse che mi stesse così tanto a cuore che imparassi quella lingua. Oggi, dal momento che riesco a tradurre perfettamente tutto quello che ascolto in spagnolo, capisco perché. Capisco che qualcuno doveva pur parlarne di questo film in Italia. Sarebbe interessante che canali che si dedicano all'informazione, alla controinformazione e alla critica delle cose che accadono ogni giorno dal 2020 ad oggi si occupasse anche un po' di questo film. Chi non ne parla, abbiate pazienza. Chi non ne parla è complice. Tacere sulla pedofilia è complicità. E io non sono complice. Grazie universo di avermi fatto essere quella che sono. Io un'altra persona non vorrei essere. È così divertente essere me. Io sono la miglior persona che poteva essere se stessa. Quindi, vi lascio in descrizione alcuni link e
Passaparola, per favore. Passaparola ad altri. Informa gli altri che esiste un film intitolato Sound of Freedom che deve essere proiettato in Italia. È importante. Fai la tua parte. Questo è un movimento alla fine. Alla fine è un movimento d'opinione. Le elite utilizzano la cinematografia ancor più che i mass media per manipolare le persone. Le grandi case produttrici cinematografiche stanno prendendo degli schiaffoni, come stanno prendendo degli schiaffo, come sta prendendo degli schiaffoni la NATO in Ucraina. Stanno perdendo le elite, stanno perdendo e noi con questo film abbiamo la possibilità di sconfiggere la loro narrazione. Senza l'utilizzo della violenza, senza l'utilizzo delle armi, ma semplicemente utilizzando il cuore, la coscienza e la buona volontà di credere che ognuno di noi, anche nel proprio piccolo, il più piccolo del piccolo, è importante perché messi insieme faremo quelle milioni di persone che faranno arrivare questo film in tutto il mondo finché non fermeremo il traffico. E lo sfruttamento dei minori e dei bambini soprattutto, perché i bambini sono il futuro, i bambini sono la cosa più importante che c'è. Saluti a tutti, buona giornata, buona estate.